Ciao, oggi volevo mostrarvi come ho realizzato il mio gattino. Occorreranno ovatta sintetica, tre gomitoli di colore diverso, un uncinetto, un ago per la lana e un paio di forbici. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il corpo del nostro gattino andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Chiudiamo il nostro anello, andiamo a fare 2 maglie in ogni maglia sottostante, quindi in tutto 12 maglie. Andiamo ora a fare una maglia, un aumento in tutto 18 maglie. Andiamo ora a fare 2 maglie, un aumento in tutto 24 maglie. Andiamo ora a fare 3 maglie, un aumento in tutto 30 maglie. Andiamo ora a fare 5 giri di 30 maglie. Andiamo ora a fare 5 maglie più 3 aumenti, 10 maglie più 3 aumenti più 13 maglie, in tutto saranno 34 maglie. In quest'altro giro lavoreremo 5 maglie, poi 2 maglie insieme e per 3 maglie successive, quindi in tutto saranno 6 maglie lavorate. Più 10 maglie più 2 in ogni maglia sottostante, quindi come abbiamo fatto prima altre 6 maglie più 13 maglie, in tutto saranno 40 maglie. Andiamo ora a fare 3 giri da 40 maglie. Adesso andremo a fare 5 maglie, 2 diminuzioni, 12 maglie, 2 diminuzioni e 14 maglie. In tutto saranno 36 maglie. Andiamo ora a fare 6 maglie, 2 diminuzioni, 9 maglie, 2 diminuzioni, 13 maglie. In tutto saranno 32 maglie. Andiamo ora a fare 32 maglie per 5 giri. Alla fine dei 5 giri andiamo a riempire il nostro corpo e andiamo a dare la forma alle due zampe anteriori. In questo modo andiamo ad imbottire in modo da poter poi applicare anche le zampe anteriori. Quindi andiamo a fare 5 maglie, 2 diminuzioni, 12 maglie, 2 diminuzioni, 14 maglie, in tutto saranno 36 maglie. Per realizzare la zampa anteriore andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Quindi una, due e così via, fino ad arrivare a 6 maglie. Quindi andiamo a chiudere il nostro anello magico, segniamo col segnapunti e andiamo poi a fare 2 maglie nella prima maglia e 2 maglie nella seconda, e poi lavoreremo le altre 8 maglie semplicemente. Quindi andiamo a fare un aumento nella prima e nella seconda maglia e poi faremo le 8 maglie successive. In tutto saranno 10 maglie. Andiamo ora a fare un aumento nella prima, un aumento nella seconda, lavoreremo 10 maglie e in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a lavorare 12 maglie per 16 giri. Arrivati a questo punto andiamo a tagliare il nostro filo un po' più lungo e andiamo ad imbottire la nostra zampina anteriore. Di queste ne dovremo fare due. Per la zampina posteriore andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Andremo poi a chiudere il nostro anello magico. Andiamo ora a fare un aumento nella prima, un aumento nella seconda e andremo a lavorare 8 maglie. In tutto saranno 10 maglie. Andiamo ora a lavorare altre 10 maglie. Andiamo ora a fare un aumento nelle prime 2 maglie.
e poi lavoreremo 10 maglie, in tutto saranno 12 maglie. Andremo ora a lavorare 12 maglie per 5 giri. Arrivati a questo punto, prendiamo il nostro filo, lo tagliamo, andiamo a chiudere la nostra zampina e andiamo ad imbottire col nostro cotone sintetico. Per inserire la zampina anteriore andiamo a prendere il lato dove è più gonfio e andiamo a sistemare la nostra spilletta in direzione verso il centro. Dopo aver segnato questo andiamo a prendere il nostro filo e cominciamo a lavorare la nostra zampetta in questo modo. Prendiamo il nostro filo, lo inseriamo nel punto dove dobbiamo mettere, prendiamo la zampina, la mettiamo in questa posizione. Una volta fatto questo, cominceremo a lavorare la zampina insieme al nostro corpo. La zampina, andiamo a fare 5 punti, 5 maglie, prendendo sia la zampina che il corpo contemporaneamente. Poi andremo a lavorare altre 5 maglie in questo modo, prendendo solo il corpo. E poi lavoreremo l'altra zampina allo stesso modo come abbiamo lavorato l'altra. Quindi dopo aver fatto le 5 maglie in contemporanea alla zampina, andiamo a fare altre 5 maglie solo il corpo e poi andremo a fare altre 5 maglie collegando la nostra zampina. Dopo aver collegato le due zampine, sia la destra che la sinistra, ci troveremo in questo modo. Andiamo a proseguire tutto il giro fino a raggiungere il nostro segno. Quindi dopo aver raggiunto il nostro segno, andiamo a proseguire il nostro lavoro, prendendo anche la zampina. Quindi andremo a fare tutto intorno alla nostra lavorazione. Quindi una, due e così via, raggiungendo poi la parte del corpo. Poi arrivato a quest'altro punto andremo a prendere anche l'altra zampina e finiremo tutto il nostro giro. Dopo aver fatto tutto il giro saranno 45 maglie. Andiamo a fare 45 maglie per 5 giri. Andiamo ora a scalare ogni 10 maglie fino a raggiungere 40 maglie in tutto. Ogni 9 maglie andiamo a scalare di una fino a raggiungere 36 maglie in tutto. Lavoriamo 8 maglie, scaliamo di una ogni 8 maglie fino a raggiungere in tutto 32 maglie. Scalare ogni 7 maglie di una fino a raggiungere 28 maglie in tutto. Lavoriamo 6 maglie, scaliamo di una fino a raggiungere in tutto 24 maglie. Lavoriamo 5 maglie, scaliamo di una fino a raggiungere in tutto 20 maglie. Lavoriamo 4 maglie, scaliamo di una fino a raggiungere in tutto 16 maglie. Andiamo ora a fare 16 maglie per 6 giri. Andiamo ora ad imbottire il nostro gattino. Quindi andiamo ora a lavorare 8 maglie, poi faremo un aumento per tutte le 4 maglie successive e quindi saranno 16 maglie più 4 maglie alla fine, in tutto saranno 20 maglie. Andremo a fare ora 8 maglie, un aumento, 8 maglie, un aumento, 4 maglie, in tutto 22 maglie. Quindi lavoriamo ora 8 maglie e faremo un aumento per ogni maglia sottostante per 6 maglie, quindi saranno 20 maglie più 4 maglie finali, alla fine conteremo 24 maglie.
Andiamo ora a lavorare 12 maglie, faremo un aumento nella maglia sottostante e l'altro aumento, quindi due aumenti, in tutto saranno poi 26 maglie. Andiamo ora a lavorare 8 maglie più 2 aumenti, in tutto saranno 12, più 12 maglie, 2 aumenti, in tutto 28 con gli aumenti, più le ultime 2 maglie, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora a fare 30 maglie per 3 giri. Andiamo ora a lavorare 18 maglie e andiamo a fare 2 diminuzioni e andiamo a continuare il nostro lavoro fino a raggiungere 28 maglie in tutto. Andiamo ad imbottire ora la nostra testa del gattino, facendo in modo che il collo sia bello pieno, così anche le gambe e tutto il resto, e andiamo a pressare leggermente sulla punta per realizzare il nasino e andiamo ad imbottire ai lati per formare le guance, quindi andiamo a tirare leggermente con le dita in questo modo, creando così le guance e il musetto del gattino in questo modo, diamogli la forma giusta e andiamo a proseguire la scalatura. Lavoriamo ora 15 maglie e scaliamo 4 maglie. Infine ci troveremo con 24 maglie. Andiamo ora a fare 24 maglie per 3 giri. Andiamo poi a scalare prima di 2 maglie e poi di una maglia e poi ancora di un'altra maglia fino a chiudere la sommità del nostro capo del nostro gattino. Una volta che abbiamo terminato, abbiamo chiuso tutte le maglie sopra, andiamo a tirare il nostro filo e lo facciamo uscire dalla parte del nasino in modo da bloccare il tutto. Andiamo poi a fare la sagoma del nostro nasino e andiamo a fare dei piccoli punti sul nasino del nostro gattino in questo modo. Andiamo poi a tagliare il nostro filo. Per realizzare l'orecchio del nostro gattino andiamo ad avviare una catenella di 10 maglie. Andremo poi a fare nella catenella 10 maglie, 1, 2, fino a 10 e poi andremo man mano a scalare da una parte e dall'altra. Andiamo a fare un altro giro di 10 maglie. Andiamo ora a scalare la prima e l'ultima maglia, quindi in tutto saranno 8 maglie. Giriamo il lavoro e andiamo a scalare la prima e l'ultima, in tutto saranno 6 maglie. Giriamo il lavoro, scaliamo la prima e l'ultima, in tutto saranno 4 maglie. Scaliamo ancora la prima e l'ultima, in tutto saranno 2 maglie. Giriamo, andiamo a fare l'ultima maglia. Tagliamo il nostro filo più lungo e chiudiamo il nostro lavoro. Infiliamo il nostro ago e andiamo a fermare il nostro filo sotto alla base. Andiamo poi a ripiegare il nostro orecchio in questo modo. Lo andiamo a piegare in questo modo. Andiamo a sovrapporre leggermente un lembo all'altro e andiamo poi a fermare il tutto con il nostro filo. E abbiamo così realizzato il nostro orecchio al gattino. Fermiamo bene e andiamo a cucire al lato della testa.
Per la coda andiamo a avviare una catenella di 18 maglie. Andiamo poi a chiudere la nostra catenella e andiamo a lavorare 18 maglie. Andiamo a lavorare 18 maglie per 10 giri. Dopodiché andiamo a fare una maglia e una diminuzione e in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a fare 12 maglie per 10 giri. Andiamo ora a fare 5 maglie e una diminuzione, 5 maglie e una diminuzione, in tutto 10 maglie. Andiamo poi a ripetere 10 maglie per 10 giri. Andiamo ora a fare una maglia e una diminuzione e in tutto resteranno 5 maglie. E andiamo a fare 10 giri di 5 maglie, dopodiché chiuderemo il lavoro. Prima di chiudere definitivamente il nostro lavoro, andiamo ad inserire un po' di ovatta sintetica anche dalla punta di sopra, aiutandoci con una penna ad inserire l'ovatta. Andiamo a inserire un po' dalla parte di sopra e un po' dalla parte di sotto in modo da imbottire tutta la nostra coda. Andiamo poi a fare una serie di punti di chiusura e andiamo a chiudere la coda dall'alto. Andiamo poi a dare una forma un po' arrotondata alla punta della nostra coda, verso la base invece la pieghiamo in questo modo, diamoci questa forma. Andremo poi a cucire alla base del nostro gattino la nostra coda. Per fare il fiocchetto che va al collo del nostro gattino andiamo a fare una catenella con un po' di filo di cotone e un filo di lana. Andiamo a fare così 36 catenelle in modo da poter creare poi il nostro fiocchetto. Lavoreremo i due fili contemporaneamente in questo modo, in modo che il nostro nastrino venga striato anche di bianco. Andiamo poi a fare un fiocchetto al collo del nostro gattino con il nastrino che abbiamo realizzato. Andiamo poi ad applicare la nostra coda. Andiamo a fermare la nostra coda con degli spilli e andiamo a cucire tutto intorno. Poi andremo a mettere dei punti sulla schiena del nostro gattino. Quindi andiamo a fare una serie di punti intorno alla nostra coda in questo modo, in modo che venga cucita tutto intorno. Dopo aver cucito la nostra coda andiamo poi a fare una serie di punti alla base della schiena in questo modo, in modo che la coda si tenga vicino alla schiena, si tenga ferma alla schiena del nostro gattino. Quindi andiamo a fare una serie di punti in questo punto. Una volta che avrete deciso il posto giusto dove inserire tutte e due le orecchie, andate poi a fare una serie di punti solo alla base di sotto dell'orecchio, in questo modo, prendendo sia la parte di sopra che la parte di sotto e andate a cucire. Con un filo nero poi
messo un po' in diagonale, andremo a fare gli occhi da una parte e alla stessa altezza, uscendo con l'ago dall'altro lato, andremo a fare anche l'altro occhio in questo modo. Andiamo poi a cucire anche i piedini posteriori sotto alla base del nostro gattino. Ed ecco qua, il mio gattino è terminato, spero che vi piaccia. E che dirvi, vi saluto, vi abbraccio forte e scrivetemi, fatemi sapere se riuscite a farlo. E aspetto i vostri commenti e condividete se vi fa piacere. Ciao, alla prossima, un bacio.